Ci troviamo con il professor Marcello Colledani del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano. Il Politecnico già da quasi 4 anni porta avanti uno studio, un protocollo di studio importante con COBAT. Con quale obiettivo e come sta andando questo lavoro? Inizialmente lavoravamo principalmente sui pretrattamenti meccanici per il riciclo delle batterie a ioni di litio, anche derivanti dal settore automotive. Poi più recentemente stiamo lavorando insieme a COBAT anche all'interno del progetto europeo Cari Service per il tema del disassemblaggio e riassemblaggio dei moduli, in particolare delle celle derivanti da moduli automotive per applicazioni stazionarie. Quando davvero si potrà dare una seconda vita alle batterie? Quanto manca per raggiungere questo obiettivo, comunque una parte di esso? Oggi ne parlerò più specificamente dei problemi tecnici che ovviamente i processi di disassemblaggio e riassemblaggio portano e la grande variabilità di tipologie di batterie sul mercato comportano. Sicuramente il progetto Cari Service dura ancora 1 anno e mezzo, quindi porterà dei risultati preliminari e anche dei modelli di business sostenibili per questo tema. Quanto ci vorrà per entrare sul mercato con delle soluzioni sostenibili e certificate, perché il tema più importante è la certificazione di questi moduli Second Life, è difficile dirlo. Io credo che ci vorrà ancora qualche anno perché il mercato e i volumi siano sufficienti ovviamente per garantire l'entrata nel mercato di attori significativi, però ci arriveremo anche grazie al laboratorio che stiamo mettendo in piedi al Politecnico di Milano, che si chiamerà SIRCHIV, che avrà proprio le tecnologie per dimostrare a grande scala la fattibilità di questi processi. Attualmente la batteria compone circa un terzo, il 30-50% del valore economico delle auto elettriche, e questo chiaramente è una delle barriere all'entrata massiva nel mercato di questi veicoli. Sicuramente a poter garantire un uso a fine vita di queste batterie potrebbe abbassare il costo di queste batterie, garantendo quindi un mercato che vada oltre la prima vita di utilizzo delle batterie. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci, buon lavoro.